puoi comprare un minuto di contatto ogni squadra con tu e tu c'è il tuo spazio, però è meglio farlo spiegare a lui. Daniele, parti qui, sto partendo malissimo. Allora Daniele, spiegaci meglio questo concetto dell'anno sabbatico in tanti minuti così. Perfetto, allora mymin.org è un sito internet che è il primo calendario emozionale collettivo della rete, dove ogni minuto un utente può associare una propria emozione, una cosa che ha vissuto e che vuole ricordare per sempre in internet. Questo progetto ogni anno ricomincerà da capo, quindi il primo minuto, diciamo, dell'utente che avrà acquistato servirà per utilizzarlo, per ricordare questa emozione per sempre. Pagherà un euro solamente per ogni spazio e quando il minuto arriverà l'ora esatta, il minuto 30, in home page sarà la sua fotografia e per sempre quel minuto sarà suo, non dovrà più pagare più niente. Ogni minuto sul sito c'è una foto e non so, quel minuto lì ci posso essere io, il minuto dopo un altro signore. Esatto. Quindi è una sorta di calendario umano, di emozioni, di immagini, di cose belle. È una bellezza. Grazie. Il primo minuto che abbiamo venduto al primo VIP è stato quello di Anna Panchi e ha pubblicato il minuto di quando ha lanciato il Festival di Sanremo del 1995 alle 20.45. Questa è stata una grandissima sorpresa. Spero che tante emozioni insieme a quello di VIP possano far diventare questo sito il primo calendario emozionale che raccoglierà i momenti più belli del cinema. Questo sito potrà essere utilizzato per fare un regalo speciale per esempio al proprio fidanzato, al proprio fidanzato, oppure adesso che c'è la festa della mamma, alle proprie mamme. Qual è la cosa più bella se non regalare il compleanno della propria mamma per sempre, per ricordarla per tutti i secoli? Senti, mi viene una domanda a te. Questo sito rimarrà in vita per sempre perché sono io che lo terrò in vita per sempre. No, perché dopo, quando teoricamente dovrò lasciare questo paese oppure questo mondo, probabilmente cercherò di fare un testamento in modo tale che i miei figli saranno obbligati anche loro a tenerlo in sempre online.